Allora, la 14ª domenica del tempo ordinario era il 24 giugno del 1964. Voi sapete, temo, credo, ho la sensazione di avere a che fare con un pubblico in prevalenza molto laicizzato, quindi forse non sapete cos'è il tempo ordinario, forse va detto. Il tempo ordinario nella liturgia della Chiesa ci sono vari momenti. C'è la Quaresima, per esempio, c'è l'Avvento e c'è il tempo ordinario. Il tempo ordinario corrisponde alla primavera-estate, in cui non ci sono dei grandi accadimenti, se non che nel tempo ordinario in genere ci si sposa, perché si sposa quasi sempre, almeno allora quando ci si sposava, ci si sposa quasi sempre in primavera. Io mi sono sposato il 24 giugno del 1964, ed era la 14ª domenica del tempo ordinario. Quindi già da questo si desume che parlo molto di me in questo film, in un modo tutt'altro che pudico. Perché? Innanzitutto perché quel giorno, il 24 giugno del 1964, è stato il giorno più felice della mia vita. È stato il giorno in cui ho avvertito la felicità più piena, dopo una rincorsa di 4 anni un po' dantesca. Dante Beatrice aveva 9 anni, io ne avevo di 4. Tuttavia sono riuscito a conquistare quella che io immaginavo essere, evidente che non era così, ma la ragazza più bella di Bologna, Sandra, non si chiama quella di mia moglie, comunque io la consideravo tale, la più bella ragazza di Bologna, ed ero riuscito a conquistare. Il fatto di averla in quel giorno mi pare qualche cosa che mi avrebbe garantito la felicità per sempre, e non avrei bisogno, avuto bisogno di null'altro, di andare a fare i film o le cose, mi bastava, lei sarebbe, è evidente che la vita poi ti risveglia da questo momento e succedono tante cose. Tuttavia quel giorno è stato un giorno molto speciale nella mia vita, che ha segnato un incontro che ha prodotto gioie e dolori, rammarico e felicità, e che quindi andava in qualche modo a contrassegnare questa vicenda, che è la vicenda di un essere umano che oggi ha 80 anni, io ne ho, in realtà Gabriele ne ha meno di me, 80 anni, io ne ho 84, tuttavia insomma siamo in quella fase della vita in cui si rende conto le cose. Si può guardare alle spalle sapendo di aver già percorso la gran parte di quello che dovevi percorrere, e avendo la sensazione che nella mia filmografia non ci fosse un film così sincero, fosse mancato. Io, la mia filmografia è la filmografia di un regista sicuramente, se non altro, eclettico. Tra i western ho praticato tutti i generi. Tuttavia mancavano alcune confidenze, perché ormai il mio rapporto con questo strumento è tale, di una tale scioltezza, disinvoltura, io mi esprimo, dicevo prima una cosa che mi può far capire bene che cos'è il mio rapporto fra il cinema e la vita, io li sto confondendo in un modo ammirevole, apprezzabile. L'altro giorno parlavamo con mia moglie sulla necessità di cambiare una caldaia in campagna, e nel guardare mia moglie dicevo, mi chiedevo, ma è meglio che l'inquadri a destra o a sinistra? Ma questo è perché anche qua adesso io so che stiamo partecipando a una conferenza stampa e siamo nella realtà, però insomma mi piacerebbe anche che fosse una scena del mio film questa, e non è detto che non lo sia nel momento in cui la sto vivendo. Vabbè, insomma, in questo film ci sono molte cose, molti momenti, molte cose che hanno a che fare con la mia autobiografia.
dopo posto di Pupi è arrivato come un miracolo, cioè, e io non mi aspettavo più di tornare a fare cinema. Era 7 anni che avevo deciso di chiudere con il cinema, perché no, mi sono arrivata delle proposte durante questi 7 anni, però niente che mi poteva dare la voglia di tornare a recitare. Invece quando Pupi mi ha chiamato, francamente ho detto no, questo sto sognando, cioè sta succedendo qualcosa, forse arrivo a dire che i sogni si realizzano, perché non lo sarei mai aspettato. E ho bevuto delle sue parole durante la nostra telefonata, mi ha raccontato la storia, il mio ruolo, come mi vedeva come Sandra, e niente, era una cosa che io aspettavo da tanti anni, di poter interpretare un ruolo da attrice. Io ho fatto tanti film che adoro, che amo molto, eccetera, con dei ruoli bellissimi da attrice, però questo è un ruolo che io aspettavo, poi soprattutto in questa fase della mia vita, cioè non essendo più una ragazzina, di essere una signora matura, aspettavo di avere un ruolo da attrice dove potevo anche fisicamente essere diversa da quello che sono realmente. E quando mi ha attaccato il telefono, per me è stata una tale gioia che è incontenibile. Ho cominciato a saltare a casa con la mia gatta che mi saltava dietro. È stato veramente, come dicevo prima, un'apertura, un vero miracolo. E io ringrazio il mio maestro di aver pensato a me. Grazie di cuore. Voi non lo sapete ancora perché siete molto più giovani di me, ma il nostro destino è di chiudere, ci siamo tutti falliti, rispetto a quelli che erano i nostri sogni, che erano qualcosa che va sempre al di là del risultato che tu hai ottenuto, e se non è così non sei corretto nei riguardi dello strumento che usi, del mondo espressivo che affronti. Io quel chiosco di gelati non c'è più, in via Saragozza, angolo Viotti, no, perché non c'è più? Dov'è quel chiosco di gelati? Ce l'ho io dentro di me, me lo sono portato via, venendo via da Bologna l'ho portato via, e io quel chiosco di gelati continuo a sedermi nell'illusione che prima o poi accada qualcosa di così significativo per cui io sia appagato, e non lo sono. Ecco, questo è la ragione per la quale ho cercato di rendere il più verosimile possibile, pur esordendo con una dichiarazione d'amore nei riguardi di questa donna che avrebbe potuto imbarazzarmi, ma non mi imbarazza, perché alla mia età, vedi che tu sei un po' più giovane, mi sembra, di me, qualche mese, 3-4 giorno, qualche ora, non so, qualche ora. E alla nostra età si diventa incontinenti, nel senso che hai la necessità di rassicurarti nei riguardi di cosa? Che gli altri ti assomigliano. Allora, se fra i presenti, io non lo so, ma se fra i presenti, come mi auguro e credo e spero, c'è qualcuno con una sensibilità che assomiglia alla mia sensibilità, non può essere rimasto indifferente nei riguardi della mia vita, perché anche la sua vita, io raccontando la mia vita credo di aver raccontato la tua vita, ho questa presunzione, e questo è il compito, il dovere di chi ha questo strumento, dispone di questo strumento, lo vede eccezionale. Io mi trovavo a Milano a recitare uno spettacolo al Teatro Steller e ho ricevuto la telefonata di Pupi. Dice: dove sei? A Milano. Anch'io. Puoi venire, sto facendo un incontro, una conferenza, puoi venire, mi dà l'indirizzo. E stavo con mia moglie, abbiamo preso un taxi e siamo andati in questo posto che non mi ricordo cos'era,
La LUMS, alla LUMS, e alla LUMS dice: ho pensato a un film, sì, basta. Non ci siamo. Poi abbiamo parlato del più e del meno, ovviamente, di quello che parlano le persone, diciamo, di una certa età, gli acciacchi, e quindi ci siamo ritrovati, è stato molto bello. È stato molto bello, poi ho lavorato, conoscevo già da prima Edwige, ma lavorare con lei, poter condividere, come posso dire, il tempo del film non è un tempo ordinario, è un tempo straordinario, e siamo stati molto bene insieme, un periodo di grande affetto, perché sul set, come accade al teatro tra gli attori, quando ci si incontra in un tempo straordinario, nasce un sentimento, un affetto che è molto particolare, e non riuscirei a immaginarlo in altri ambiti, se non forse tra i militari che combattono una stessa battaglia, la stessa cosa. Questo è il trucco che hanno i poeti. I poeti scrivono una cosa che riguarda la loro vita, tu la leggi e sei convinto che stiano parlando della tua. Che è quello che mi è successo quando ho letto questa storia, perché la sera prima ero andato in un piccolo locale dove suonava un amico che aveva cominciato assieme a tutti i miei amici 10 anni fa e poi aveva smesso perché non aveva funzionato niente. E tutti noi, ed eravamo in un po' lì, quelli che sono diventati molto famosi, quelli che sono diventati un po' di culto, quelli che sono andati a Sanremo, eccetera. E lui era il più bello di tutti noi, il più bravo a scrivere e il più bravo a cantare, e gli era andato tutto male. Ed era da solo in questo piccolo club, c'erano tipo 10 biglietti venduti, e aveva ripreso a suonare ed è arrivato con i suoi amici da Firenze e aveva portato gli amplificatori in treno perché non avevano neanche la macchina per caricare gli strumenti, e lui, ve lo giuro, in quel momento era felice, e questa cosa per me era incomprensibile. Io la guardavo e pensavo: probabilmente se 10 anni fa mi avessero detto che 10 anni dopo ero qua di fronte a 10 persone con gli amplificatori caricati in treno, io avrei smesso subito. E poi ti chiedi: è vero oppure no? E poi ti arriva questa storia il giorno dopo che ti risponde e ti dice: nella realtà forse sì, nella finzione no. Tu devi essere lui, Andrea, quel tuo amico che a un certo punto è andato a fare il receptionist in un campeggio, e poi quando ha trovato un lavoro in banca, guarda un po', ha deciso che poteva riprovarci, e forse ci proverà per sempre. E questa cosa è qualcosa di molto commovente, di molto emozionante per me, perché Marzio è un fallito, ma è meno fallito di me, perché io un pochino di successo l'ho avuto, e so che non cambia niente, e so che la distanza tra i tuoi sogni e quello che puoi ottenere da questa vita è incolmabile. Lui non lo sa, lui ancora crede che un giorno scriverà una canzone che gli cambierà la vita, eternamente lo crede. E questa cosa, c'è quella canzone un po' conosciuta che dice: perché lo fai? E per me è stata un'occasione per stare in contatto col perché fare questa cosa. Perché credere ancora, domani, dopodomani, fra un anno, che scriverai una canzone e quella canzone ti cambierà la vita. Anche dopo averne scritta una che ti ha cambiato la vita e non te l'ha cambiata. È accaduto questo, che dopo questa mia dichiarazione ci siamo proprio incontrati per caso con Pupi in via Margutta, e lui aveva letto l'articolo e quindi è iniziato un rapporto tra di noi.
La cosa più bella è stata la nascita di questa canzone. Cercavamo entrambi qualcosa di struggente, di evocativo, e quindi siamo partiti dal testo. Il testo l'ha scritto Pupi, inizia con questo endecasillabo: ovunque nella stanza ci sono sogni non realizzati, il binario che arriva dopo. E è chiaro che gli endecasillabi per noi compositori, per me cantautore, sono di grande ispirazione. E quindi piano piano abbiamo costruito questa canzone mandandoci gli ascolti, cioè lui mandava i testi su WhatsApp e io rimandavo delle idee musicali, fin quando abbiamo raggiunto la struttura definitiva. E cosa dirvi, per me è un grande onore. Conoscete la mia storia, ho già lavorato nel cinema, ho fatto parecchie colonne sonore, ma questa la considero la più importante e ringrazio Pupi per avermi dato questa possibilità. Era un mio desiderio profondo, quello che confessavo a me stesso, quello di poter partecipare e essere in un film di Pupi Avati. Quindi quando poi sono stato chiamato improvvisamente da Pupi, mi sono, diciamo, io approccio alle cose sempre con molta prudenza, con molta anche timore, se vogliamo, non sono uno che si lancia immediatamente. In questo caso ho fatto una cosa che diciamo che io non mi tuffo dal trampolino quando c'è una piscina, non vado in cima, gli amici si tuffavano dal trampolino, io no, perché avevo paura dell'impatto così violento con l'acqua. In questo caso mi sono tuffato da un elicottero proprio, direttamente, mi sono proprio lanciato. Quando Pupi Avati mi ha chiamato, ho immediatamente ho accettato, sono andato da lui, mi ha raccontato il film, mi ha raccontato la storia, mi ha dato un copione e io questo copione l'ho letto fuori dal portone dell'ufficio, proprio subito mi sono messo a leggerlo e poi sono tornato a casa, l'ho riletto e poi sono andato in giro col copione, giravo col copione per Roma, giravo col copione perché ancora non mi sembrava vero, perché io ho sempre uno strano rapporto con la realtà, penso sempre che la realtà sia sogno, ma è proprio così, mi capita di fare dei sogni la notte, di sognare la durata della vita di un mese, di svegliarmi e dire ma no, ma come? Allora è tutto, non è vero quello che è successo, sto sognando, e mi capita nella realtà lo stesso, mi farò visitare da qualcuno. E comunque è stata un'esperienza grande, profonda, interessantissima, fortissima, perché sentivo forse come molti comici la necessità di sperimentare un ruolo drammatico, un ruolo dove potesse in qualche maniera uscire un'anima, un sentimento. Spesso facendo i comici si rifugge, io proprio caratterialmente tendo a fuggire quelli che sono i pensieri difficoltosi, duri nella vita, cerco di guardare l'aspetto positivo. In questo caso invece mi sono accorto di essere stato stimolato da Pupi Avati nell'avere il coraggio di tirare fuori qualche cosa da dentro che non fosse comico. Prima dell'inizio delle riprese io avevo la voglia di chiedere a Pupi se potevo avere un contatto con la Fenech per poter parlare, però il fatto stesso che lui non me l'ha proposto, mi sono fidata. Ho detto lascio fare a lui, sono totalmente affidata a lui. E devo dire che il secondo giorno di set ho avuto la possibilità di parlare molto con lei e ho riscontrato la stessa anima che avevo notato in quelle tre interviste che sono riuscita a trovare di Fenech, perché in tutti i suoi film lei era doppiata. Quindi anche
la maggior parte dei film, e quindi riuscire a capire il suo accento preciso era un risultato difficile. E in quelle tre interviste che sono riuscita a trovare su YouTube, oltre all'accento, ho notato delle piccole cose in cui mi sono rispecchiata, e di conseguenza ho rispecchiato anche Sandra stessa. Come dicevo oggi, ho creato un legame un po' strano tra noi tre, che è come se tutte e tre da piccole avessimo fatto la danza classica, questo modo elegante, fine di porsi. Io conoscevo poco Gabriele, però avevo lavorato un lungo e caldissimo mese a Furio Camillo con suo figlio, in una sala bollente con Lorenzo. E ovviamente da quando ho conosciuto e incontrato, ho fatto amicizia con Lorenzo, insomma, molte delle cose che avevo visto su un palcoscenico di Gabriele me lo ricordavano e me lo ricordano. E, però siamo andati nel campo, direi, della libera associazione. Pupi non ti lascia solo, in particolare all'inizio, quando c'è da capire, no, come navigare in questo mare. La cosa forse più bella, alcuni dei ricordi più belli sono legati ai primi momenti in cui durante un cambio di inquadratura con il casino dei casini attorno ci ritagliavamo una saletta o una stireria dietro l'anda di un armadio e provavamo i primi dialoghi, e Pupi era lì e recitava con noi e soprattutto ci ascoltava e faceva in modo che nulla di quello che stavamo dicendo andasse in automatico, ci teneva agganciati al senso, al pensiero, alla presenza, alla verità di quelle parole. E non avendoci lasciati soli, secondo me è stato molto automatico per noi non porci altri problemi. Cioè, di tutte quelle indicazioni, io non lo so, lo sa lui, quali potevano riguardare anche la giusta coerenza nei confronti di Gabriele, che oltre ad essere Gabriele aveva anche iniziato a girare prima di me, quindi non c'era proprio dubbio che fosse lui il titolare di alcune caratteristiche del personaggio. E quindi è stato tutto molto libero e molto magico. E per uno come me, che continua a fare tante cose perché cerca ovunque un po' di magia, la stessa magia di quando 10 anni fa sono montato su un furgone scassato del 1990 che si è fuso in mezzo alla Basilicata con i miei migliori amici per andare a suonare in un clubettino, e poi il clubettino è diventato un palasport, e poi è diventata la TV, e poi non so più cos'era, e poi non so neanche più perché ero lì, cosa stavo facendo mentre ero lì a cercare la magia. Questa esperienza 10 anni dopo aveva la magia di quel furgone, e al posto del furgone c'era un'anta di un armadio dietro la quale si provava un dialogo mentre tutti spostavano le cose in un casino eterno, e non siamo mai stati soli. Io racconto una cosa buffa. Al provino del film non avevo ben capito che cosa stavo andando a fare. Avevo capito che c'era a che fare con Lopez, ma non l'avevo ben capito. Quindi io mi sono preparato per 3 giorni lui, per interpretare lui. Storia di Lopez. Sì, esatto. Io ho capito che dovevo essere lui, perché sai, chiamato da Pupi Avati, cioè un po' di tensione, nervosismo. E quindi ho passato 3 giorni a studiare proprio come si muove, come parla, come guarda, come ascolta, come si gira, come si alza. Quindi quando sono arrivato sul film, non ho potuto vedere le sue scene che aveva girato prima di me, ma tanto avevo provato, e quindi mi sono lasciato completamente andare, sapendo che qualcosa me l'ero portata dietro prima del provino, e poi ero lì che galleggiavo e aspettavo la guida, e semplicemente qualsiasi cosa mi chiedesse Pupi mi dava la sicurezza che sarebbe stata giusta, no? E quindi non ho avuto troppo bisogno di preparare qualcosa di specifico, sapevo che tanto Pupi l'avrebbe ottenuta. Già alla prima telefonata ho messo l'ansia Pupi, perché mi ha detto: guarda, il ruolo è piccolino, però è il ruolo di mio padre, vedi di farlo bene. Ansia immediata. Io ero in bicicletta, non ci credevo fosse lui, assolutamente. Infatti non so se la prima volta ti ho messo giù dicendo sì certo, come no, Pupi Avati, ho chiuso, non me lo ricordo, però una cosa simile è successa.
E poi sono andato sul set con un'altra ansia, perché avrei recitato con un altro mostro del teatro, Gabriele. E sono andato lì e ci siamo incontrati. La prima volta si è sciolto tutto, perché Pupi, mi sono trovato davanti a davvero un mastro artigiano che si siede con te, lima, rifà, ti fa vedere cosa dovresti diventare, ti rassicura sempre, e veramente è la prima volta che mi trovo a sentirmi amato come attore dal regista. Lui è lì sempre e comunque a rassicurarti. E poi oggi ho avuto la conferma che è stato anche Antonio Avati che mi ha scelto, perché mi dovevi rubare il cellulare. Infatti me l'ha fatto. Un giorno stavamo girando, sparisce il mio cellulare, cerchiamo chi ce l'aveva in borsa. Antonio Avati. E non lo so usare, fra l'altro. Ma non lo sapevi usare. Io lo scelto invece. Sì. Ma io credo che, pensando a un film ambientato negli anni 80, e pensando alla bellezza, non è che oggi non lo sia, ma insomma pensando alla più bella degli anni 80, del cinema degli anni 80, e allora era facile, è evidente che nel momento in cui ci siamo presentati di fronte alla scrivania di Massimiliano Orfei e di Valentina Bertoldo, che credo sia ancora presente o se n'è andato, non lo so, c'è? Non c'è. Abbiamo proposto Edvige, abbiamo suscitato un attimo di sconcerto, perché non è una sorta di provocazione, cioè immaginarsi Edvige Fenech oggi fare un film dove non fa la doccia, mentre nel film, ve ne siete accorti? Ho fatto tanti senza doccia. Lo so, però la cosa bellissima è la doccia. Allora, ve ne siete accorti che c'è una doccia nel film? Sì. Però no. Sì. Allora, non funziona più. Allora, è meraviglioso quando tu fai, mi è già capitato tante volte, quando tu proponi un nome così insolito, inconsueto, produci quel tipo di tentazione, di seduzione, ma anche di preoccupazione, cioè ci credo o non ci credo. Quando facciamo la stessa cosa, Massimiliano Orfei se lo ricorderà, con Pozzetto, ti ricordo Massimiliano, fu uguale, cioè quando dicevo Renato Pozzetto, c'è un attimo in cui c'è una pausa, c'è un silenzio, non so quanto dura, ma sei sicuro, sono sicuro. È un po' come quando Sacchi chiamò Berlusconi e gli disse: se mi compri Ancelotti io vinco lo scudetto. Ma Ancelotti aveva due ginocchia rotte, lo sapete questa storia? Però lui con Ancelotti ha vinto lo scudetto, poi ha mantenuto questa promessa. Ecco, è un po' così, cioè è un assumersi una responsabilità. E io non avevo ancora telefonato il vice, io non sapevo neppure se lei avrebbe detto sì, avrebbe saltato con la gatta per tutto l'appartamento di Lisbona, non sapevo cosa sarebbe successo. Me la sono giocata come ci hanno giocato tante altre. In tante altre situazioni, un altro caso clamoroso fu la Ricciarelli, quando a Zerumo parlavamo di Rai Cinema, parlavamo di Ricciarelli, ci fu una sorta di piccolo sconcerto. Però dopo le cose, devo dire che a dilatare i confini del fare casting in Italia si fa casting con una panchina molto corta, si gioca con una rosa, per sempre termine calcistico, molto ristretta, e non puoi fare la fila, tutti fanno la fila fuori dalla porta di Favino, che lo merita, ma se non c'è Favino non fai il film. Ecco, immaginiamoci che c'è adesso, noi siamo qua, e c'è una marea di persone che aspetta che io le chiami. Sapete questo? Lo potete immaginare che sia così. Persone che sono in questo momento state completamente dimenticate o che appartengono anche a contesti diversi da quello cinematografico.
quindi è stato bellissimo soprattutto trovare questo riscontro, questo entusiasmo in lei, e quando fai questo tipo di scelta in genere funziona così, perché sono attori che vogliono essere risarciti, che hanno dentro di loro la voglia di ridimostrare qualche cosa, e quindi ce l'hai con un tasso di complicità elevatissimo. Sono molto felice per Michelleo, che conosco, che è una persona deliziosa, e infatti ho fatto i complimenti quando ha vinto l'Oscar, perché poi lo meritava veramente da tanto tempo, perché è un'attrice strepitosa. E io francamente faccio come Marzio nel film, che suona la chitarra e che gli applausi e il disco di applausi, anch'io mi metto davanti allo specchio a ringraziare il pubblico vincendo l'Oscar, però questo rimane sempre nel mio immaginario. Poi mi ha chiamato Pupi Avanti, io non mi aspettavo. Poi vedremo che cosa succederà nella mia vita. Comunque, finché i selezionatori italiani per il film per l'italiano all'Oscar rimangono questi scelti dall'Amica, è ben difficile che noi possiamo vincere un Oscar, perché non ci selezioneranno mai. Ma come migliore film straniero sì, possiamo. Ma ci debbono selezionare in Italia, ci deve selezionare l'Amica. Ma l'hanno fatto per Dante, l'hanno. Ma abbiamo anche dei bellissimi premi in Italia, io sono aperta a tutto. Ma anche in Italia per noi sei un po' in salita. Vai. Non sei così negativo, dai. Perché faccio questo mestiere da 50 anni?